Per questa ricetta ci serviranno 3 uova, 200 g di farina di grano tenero 00, 200 g di zucchero, 200 g di cioccolato fondente, 200 g di burro e mezzo bicchiere di latte, una bustina di lievito per dolci. Sciogliete a fuoco lento i 200 g di cioccolato con il mezzo bicchiere di latte fino ad ottenere un composto liquido. Sciogliete a fuoco lento i 200 g di burro fino ad ottenere anche qui un composto completamente liquido. Incorporare insieme le 3 uova con i 200 g di farina e quando otterrete un composto omogeneo comincerete a mettere un cucchiaio di farina e un cucchiaio di burro sciolto. Incorporate la farina e girate fino ad ottenere un composto omogeneo e poi faremo la stessa cosa per il burro. Mi raccomando, un po' alla volta, non tutto insieme. Una volta incorporato il burro e la farina otterrete un composto del genere, cremoso. Adesso passiamo ad incorporare il cioccolato un po' alla volta e sempre girando, 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 girando. Il vostro forno a 175 gradi centigradi e cuocete per 40-45 minuti. Mi raccomando, controllate perché ogni forno è diverso. Una volta incorporato completamente il cioccolato avrete un composto simile. Passate il lievito, io uso il pane degli angeli, e continuate insomma a mescolare fino ad ottenere un composto completamente omogeneo. Imburrate e infarinate una teglia, la mia non è quella classica tonda perché siamo in fase di trasloco e al momento non ne ho. Io di solito preferisco utilizzare la carta forno anziché imburrare e infarinare. In questo caso farò così e poi versate il composto all'interno della teglia, infornate a 175 gradi per 40-45 minuti. Appena uscita dal forno, risultato stecchino come vedete superato, è stata proprio 45 minuti. Ora la facciamo raffreddare un pochino, almeno una mezz'oretta, e poi la sistemiamo su un vassoio. Volendo potrete anche fare la glassa, come vi ho detto io non la faccio, però vi lascio gli ingredienti nel box informazioni. Ed ecco il risultato finale, la mia si è distrutta perché preferisco lavorare con la carta forno anziché con il burro e la farina come vi avevo detto, però vi assicuro che è la fine del mondo. Buon appetito!